non aveva avuto nelle precedenti 12 uscite o cos'altro, ecco. No, vabbè, ci va, anche questo ci sta, perché nell'arco di una stagione la ruota gira. Per noi le scorse volte magari meritavi di vincere e perdevamo, magari ora magari la Sampio non meritava, dico, di perdere, di portare un punto, ne ha presi tre e anche avuto un pizzico di fortuna, diciamo. Ora è un momento importante però per la Catania San Pio X, perché sabato al Buonaiuto Somma verrà Ligia Virtus, quindi può dare continuità ai propri risultati, però è anche vero che davanti alla San Pio ci sarà un'altra grande squadra, quindi Ligia Virtus di Giuseppe Raffaele, che lì in avanti ha un parterre, un parco giocatori davvero, davvero molto importante. Mister Ardita, questo 0-1 intanto in marcatura si leggeva, ecco, forse qualche defiance in marcatura del secondo gol che la Sicula subisce proprio su palla inattiva. No, probabilmente parlavamo del fatto che probabilmente marcava una zona, probabilmente non c'era l'uomo al secondo palo, dico, ma è una cosa che purtroppo capita, soprattutto al 93esimo ci può stare un calo di concentrazione. Assolutamente sì, e si parlava anche soprattutto del mercato acquisti, no? Operato e della Sicula e da parte della Catania San Pio X. Chi ha operato meglio in relazione anche agli obiettivi? La Sicula Leonzio ha tesserato Santo Privitera dalla Cireale, Librizzi dal Noto, Copia dalla San Pio X. La Catania San Pio X ha preso Tomassini, Leotta, Strano, credo che questi siano giocatori anche molto funzionali alla squadra di Carlo Breve, no Salvo? Sì, diciamo che sono anche ragazzi. Anche Fabio Messina, un altro attaccante che può dare contributo. Noi abbiamo fatto l'amichevole contro la San Pio, sembra giovedì, ho visto una squadra molto giovane. Poc'anzi dicevamo il discorso, parlavamo del discorso di Gaetano, gente come Gaetano Di Mauro, privarsene non è stata secondo me una scelta giusta, però ovviamente scelte societarie, non conosco le vicissitudini societarie della San Pio, però le rispettiamo, però non condivido. E poi è strano il gol della San Pio, è strano perché gente come Claudio Alfio Chiavaro e Ciccio Fascetto Non l'ho capito. Lì in mezzo c'era anche Santo Privitera. Certo, il gol è stato preso probabilmente anche quando la Sicula Leonzio in quel determinato momento forse non aveva ancora attenzionato di dover anche badare allo 0-0, perché sì, poi ci sono momenti psicologici dove tu magari pensi di andare a vincere la partita ma non capisci che la puoi perdere in quel momento. Non credo che loro la volessero vincere fondamentalmente, anche perché credo che abbiano fatto dei buoni acquisti. Partono già da un'organica importante, quindi secondo me fino alla fine loro credevano di vincerla. Non ho visto la dinamica prima del calcio d'angolo, magari c'era stata un'azione offensiva, non sono rientrati non capita. Sappiamo se come se appunto non, nei calcio d'angoli se marca una zona è strano però ovviamente erano schierati per marcare una zona, magari erano messi un poco male, diciamo. Erano messo un poco male, però può capitare, sei stanco, hai attaccato una partita, 93esimo. Siamo al 93esimo, partita che poi dura altri due minuti, tra l'altro poi c'è stata anche una palla a gol su sviluppo di palla inattiva. Ci può stare che magari prendi un gol del genere, però poi lo paghi come questi punti, magari un punto qui e un'altra parte, se tu non puoi vincerla non la devi perdere. E questo è un vecchio detto che poi alla fine non guasta mai. Finestra sul Giarre Calcio, che perde cinque giocatori, Tomassini e Leotta, passati alla Catania San Pio X, Mastronardi e compagno al Mazzara, quindi Girone A, e tra l'altro abbiamo intercettato anche Pasquale Sanseverino nella scorsa settimana, manda segnali distensivi a tutto il gruppo e ovviamente anche alla critica che ovviamente in questo momento anche ha fondato il Giarre, perché giustamente si pensa che siano venuti meno cinque pedine importanti e quindi il progetto del Giarre finisce, e invece no, perché domani alle ore 10 viene presentato un signor attaccante con Di Martino che non svela alcun nome. E noi con malignità pensiamo possa essere Ricco Bono, Gaetano Di Mauro. Ricco Bono è molto legato a Sanseverino, ci potrebbe stare, anche se penso che Ricco Bono sta facendo bene in Serie D vicino casa col Marsala, mi sembra un poco difficile, però ci potrebbe stare perché Sanseverino ha molti giocatori legati a sé, quindi aspettiamoci un grosso attaccante. Però un giocatore che si è fatto proprio in maniera importante negli ultimi due anni e Daniel Aleo, anche 4 gol con l'Orlandina, non so quanto testo facciano, quanto possano incidere, ecco, nella carriera del calciatore che comunque progressivamente scala anche la classifica capocannonieri, però Daniel Aleo probabilmente in questo momento è il punto di forza del Giarre. Daniel Aleo l'ho avuto da piccolo ed era già, si vedeva che era un fenomeno. Secondo me Daniel Aleo è da Serie C, infatti io so che qualche squadra di Serie C lo segue.
non so fino a che punto lui andrà via da lì, perché gli piace molto stare legato. È molto legato, però io penso che lui in queste categorie è uno da 20 gol, a prescindere dall'Orlantina farà i suoi 20 gol sicuramente. Parliamo delle caratteristiche tecniche di questo calciatore, di cui molti si sbizzarriscono e forse anche nella patria dei tanti nazionali, dei tanti allenatori, l'Italia, ognuno ha il suo punto di vista. È vero che non è un gran calciatore tecnicamente parlando, ma è un attaccante come pochi in Sicilia? Io devo dirti che secondo me non è neanche vero che tecnicamente non è granché, perché usa tutti e due i piedi. Abbiamo chiaramente ragionato sulle varie sensazioni. Io posso fare gol anche col sinistro, onestamente, col destro, col sinistro. È molto forte fisicamente. Non ti nascondo che quando loro vinsero il campionato in promozione a Giarre e noi vinsimo il campionato a Trecastagni, l'anno dopo l'avrei voluto prendere io, magari non saremmo riusciti, però è un giocatore veramente importante. E non ti dico neanche che è scarso tecnicamente, sono d'accordo con Gaetano sul fatto che secondo me può andare a fare la Lega Pro. Ma questo sarebbe la vittoria anche dei nostri talenti, perché purtroppo troppo spesso annaspano nella nostra terra, nella nostra isola, e purtroppo non riescono a fare strada, salvo chissà quanti Aleo conosciamo noi, spesso insomma ne parliamo anche face to face, ma la differenza poi non scatta. Purtroppo a volte è importante la mentalità, si nasce con la mentalità di fare il calciatore. Molti andando su non riescono a gestire le emozioni e quindi ritornano, sono molto legati ai paesi, alle città di provenienza, e quindi preferiscono ritornare che rimanere lì. Per quanto riguarda Daniel, io ho giocato insieme a lui alla Cicatena. Lui tra l'altro è nativo di Cicatena. Cicatena nel cuore addirittura. Abbiamo giocato assieme e devo dire che fa del suo punto di forza la progressione, davvero poi un gran tiro, perché poi tecnicamente, come diceva Giuseppe, devo dire che è abbastanza bravo, perché calcia a destra e a sinistra, quindi è un numero 9 assolutamente importante, uno strano numero 9 perché fondamentalmente fisicamente non è uno molto strutturato sì, però è ben messo, diciamo, insomma molto, ne conosciamo veloce. Numeri 9 che se non sembravano 9, penso Montella, no? Numero 9 atipico, no? Bassino, sì. Però in realtà sono giocatori che hanno fatto, può fare anche la prima punta. Io lo vedo come esterno. Più o un attaccante esterno o una seconda punta, con un attaccante Bobovieri davanti. Più secondo e chissà punto. Che magari il Giarre voglia affiancare e proprio a Daniel Aleo. L'anno scorso mi sembra che quando ha vinto la promozione, il Giarre aveva Luvito che fisicamente era Robbo. Infatti, mi ricordo il gol alla Sicula Leonzio, spizzicata di Luvito, lui in progressione. Sì, loro avevano questo modo qua. Esattamente, fu un 1-0 e riaprì anche il campionato. In questa categoria, Leo è uno degli attaccanti più forti, secondo me. Guardiamo la 13ª giornata, o meglio la 14ª, lo facciamo subito, grazie alla regia puntuale. Allora, sono due partite su tutte che calamitano l'attenzione, no, della critica. Possiamo dire che Acireale Rocca di Caprilone è la partita più importante, poi Catania San Pio X Igea Virtus, perché chiaramente mister Ardita a questo punto è, non dico che è la prova del 9, però è la conferma, no? Per la Catania San Pio X, sì. Tu dici assolutamente. Assolutamente, la Catania San Pio X Igea Virtus, stai parlando di questo? Assolutamente, l'Igea Virtus intanto è un allenatore brevissimo, si scontrano due degli allenatori migliori sicuramente della categoria in questo momento, e in più c'è il fatto che l'Igea Virtus è una candidata a vincere, quindi la Catania San Pio X si gioca, il fatto è una prova del 9, no? Anche se gli obiettivi giustamente sono cambiati, voglio dire, anche un pareggio presumo che possa andare bene, a mio modo di vedere. Secondo me nel processo di crescita potrebbe anche essere un pari. Giocare a Masca Lucia non è facile. Infatti è uno svantaggio probabilmente per chi gioca in casa, o no? Non è facile, però per come la mia sensazione è che la San Pio faccia il risultato. Vediamo due partite e il commento di vostro. Palazzolo Troina, ci si attende ancora una volta la prestazione col botto del Palazzolo, della squadra gialloverde allenata da Pippo Strano. Il Troina fuori casa non ha lo stesso rendimento interno, e quindi al pari di Acireale Rocca di Caprilone sono partite davvero, davvero molto belle, partite da tripla, no? Sì, diciamo che è una bella gara. Infatti, come dici tu, da tripla, il Troina non ha stravolto la rosa da inizio anno e ora stanno andando bene.
Hanno avuto anche l'infortunio di D'Arrigo, mi sembra. Sì, ma è stato rimpiazzato da un certo giocatore quale Cristiano Parisi, che è molto importante. Sì, infatti. Avevano tesserato, tra l'altro, un giocatore al centro della difesa quale Varela, un giocatore argentino, che però forse non ha superato, insomma, lo scoglio della prova nel match interno di 2 settimane fa. Gaetano Di Mauro, Sporting Taormina-Giarre. Lo Sporting Taormina viene da un 3-0 a Rocca di Caprileone. Il Giarre attualmente ha rafforzato le proprie certezze con 2 vittorie su 2. È una partita da non sottovalutare? È una partita enigmatica? Eh sì, perché cioè, lo Sporting Taormina è una squadra da 2 volte. In casa gioca in una maniera, fuori casa magari lascia un po' a desiderare. Invece il Giarre ha lo stesso tipologia di gioco sia in casa che fuori casa. La classica come squadra molto rognosa, il Giarre, quindi non è una bella partita per lo Sporting Taormina, anche se penso che il mister Marco Coppa la preparerà molto bene. E poi Acireale Rocca di Caprileone, che insidia avrà da una parte e dall'altra? Che tipo di 90 minuti saranno? Si ritorna al Tupparello con sicuramente una coreografia importante, perché al Tupparello c'è il calore chiaramente dei tifosi granata, ma c'è chiaramente questa prova d'appello che la Cirale non potrà fallire, quindi io tu penso come la vedi, che Gaetano? Lì sono un po' la, tu sei un la po' guida scettico sulla Cirale, però sì, perché la guida tecnica mi sa un po' troppo sotto esame, dovrebbero fare lavorare un po' tranquilli e poi magari fare le proprie scelte. Ripeto, il Rocca di Caprileone è una squadra molto solida e bada poco allo spettacolo, bada più al risultato, quindi su quel campo la Cireale si sta riprendendo un attimino, non sarà una bella partita, non mi aspetto una bella partita. Vedi Rocca chiaramente un po' all'italiana? Sì. Ecco, abbiamo conosco capito. Bellinvia, l'ho avuto e so che tipo di calcio fa. Ci quindi siamo tra l'altro anche dibattuti strenuamente in questa sede proprio qualche settimana fa sul calcio difensivo di Bellinvia, che proprio ai nostri microfoni ha dichiarato che prima non bisogna prendere gol, poi bisogna segnare, queste cioè, categorie poi, bisogna fare spettacolo, è stato molto chiaro. Così. E poi chiaramente qualcuno non era d'accordo perché preferisce un calcio un po' più divertente, ma in eccellenza fondamentalmente ardita contano le vittorie. Credo di sì, anche se io ti do un risultato secondo me di Acireale Rocca di Caprileone che è 0-0. Quotatissimo 0-0. Mi ricordo 2 anni fa quando la Tiger Brolo vinse il campionato d'eccellenza, andrei a vedere Tiger Brolo Acireale Tiger Brolo 0-0. Non ci aspettiamo quindi gol al Tupparello. Io la vedo 0-0. E la partita che ritornerà alle 17:30. Andiamo da Barbara Catania, lo faremo solo tra qualche minuto, primo stacco pubblicitario, per poi riproporci chiaramente con i messaggi che avete inviato. Poi dobbiamo parlare dei tantissimi tifosi al De Simone. Questo 3-1 alla Cavese, Siracusa prima in classifica. Parleremo del Biancavilla, che ha messo praticamente una freccia in maniera prepotente sul campionato di promozione, e poi sulla finestra del campionato di prima categoria con i soliti 3 gironi che prendiamo in esame. Quindi a tra poco, sempre in diretta dagli studi di Radio Universa. Universal Into Sport. A Giarre lo shopping diventa mega da Mega Shop, il centro commerciale con ben 8 settori diversi, distribuiti su 3 piani. Tutto ciò che desideri a tua disposizione, presentato con varietà, gusto e convenienza. L'abbigliamento, un nuovo assortimento più giovane, più dinamico, più conveniente, più simile a te. Mega Shop, non solo articoli per la casa, materiale elettrico, biancheria, giocattoli e oggettistica, accessori per il PC, ma anche qualcosa in più. Rivendita accessori auto e dal reparto ferramenta tutte le soluzioni per illuminare, decorare o sistemare la tua casa. Vi aspettiamo da Mega Shop per uno shopping a 3 piani in Viale Doluigi Sturzo 256 e Viale Doluigi Sturzo 55 a Giarre. Universal. Quest'anno fai un regalo alla tua casa, anzi, 1000. G-Store, tantissime soluzioni per te, per la tua casa e per il tuo magico Natale. Addobbi, idee regalo e tutto un mondo dedicato al Natale a prezzi da vera festa. G-Store, la magia di Natale ti aspetta a Mascali in via Umberto. G-Store, il Natale che conviene. Albero ecologico 1,80 m a soli 14,95 €. Set posate 24 pezzi Tognana a soli 14,95 €. Caffettiera Tognana 3 tazze, 4,95 €. 180 mini luci per i tuoi addobbi, 4,95 €. E tanti altri prodotti in promozione per un Natale super. Universal.
Sono i piccoli dettagli che fanno le grandi differenze. Mucar Auto, da 20 anni al servizio dei clienti, propone autovetture nuove, usate, chilometri zero ed aziendali di tutte le marche, controllate, revisionate e garantite. Personale qualificato saprà aiutarti nella scelta giusta, curando i dettagli del prima e del post vendita. Finanziamenti personalizzati a tasso agevolato con anticipo zero. E ricorda, solo da noi il passaggio di proprietà è immediato. Mucar Auto, via Nizzetti 128, ACI Catena, 095 76 55 716. Mucar Auto, piace alla gente che piace. Universal. Che soddisfazione! Anche oggi abbiamo sfornato tantissime prelibatezze. Il pane cotto con il forno a legna, il buon pane di casa, gli squisiti gemellini. Sì, perché ci mettiamo tutta la passione e l'arte della panificazione come si faceva una volta. Siamo maestri nella produzione di pane a lievitazione naturale con il crescente. Sì, perché io sono un artigiano. La mia soddisfazione cresce sempre di più quando i miei clienti apprezzano i miei prodotti utilizzando ingredienti di primissima qualità. Che dire, poi dei cornetti caldi appena sfornati, i biscotti sempre freschi prodotti con ricette trasmesse da padre in figlio, ed ancora il buon pane condito, i grissini, il pane di Camot. La sera, dalle 18 in poi, fino alle 21, le pizze e le schiacciate semplicemente spettacolari. Sono Santito Michele, ed ogni giorno, a tutte le ore, insieme ai miei collaboratori, sforniamo tantissimi prodotti, pieni di gusto e bontà senza eguali. Panificio Santito Michele, via Strada 80, numero 36. Giarre. Tutte le sere alle 18, pane caldo a lievitazione naturale. Vienici a trovare anche nel nuovo punto vendite in via Madonna della Libertà numero 71, 73, 75, San Leonardello, Giarre. Universal. Sorpreso? Guidala e vedrai. Senti che grinta. Prova la versione GT Line con motore turbo GDI della nuova Kia Ceed. Nuova Kia Ceed, The Surprising Machine. Scoprila nelle concessionarie Kia. Concessionaria Kia Villa Auto, via Don Luigi Sturzo 57B a Giarre. Universal. A Giarre da oltre 15 anni la MG Mediazioni vi aspetta per realizzare i vostri desideri in ambito immobiliare. Cercate casa oppure volete vendere, affittare, traslocare il proprio immobile? Affidatevi ad MG Mediazioni Gruppo Immobiliare ed avrete la certezza e la tranquillità di avere al vostro fianco dei professionisti. La MG Mediazioni è strutturata per offrire una gamma completa di servizi in sede, quali consulenza tecnica, fiscale, legale, finanziaria, con stretti rapporti di collaborazione con i migliori istituti di credito, assicurativi ed amministrazioni condominiali. L'esperienza pluriennale e la professionalità hanno fatto sì che questo gruppo di lavoro è diventato un ottimo punto di riferimento per Giarre e paesi limitrofi. Affidati a noi nelle scelte importanti. Affidati al prestigio della nostra esperienza. Info su mgmediazioni.it. Universal. 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 Into Sport. La CRS Ricambi Auto, oggi presente nella nuova sede di San Giovanni La Punta, vanta un'esperienza ventennale nel settore dei ricambi auto con grande competenza e professionalità. L'azienda leader nel settore di ricambi auto offre un servizio vendita all'ingrosso e al dettaglio di una vasta gamma di prodotti nuovi, originali, con garanzia del marchio produttore e a prezzi competitivi, soddisfacendo le esigenze del cliente prima e dopo l'acquisto. Il tutto è possibile trovarlo direttamente sul punto vendita o con il nuovo servizio online, serio ed affidabile, con una spedizione immediata in 24 ore. Da CRS Ricambi Auto trovi tutto ciò che serve per lo star bene della tua auto: accessori per il sistema frenante, kit catene distribuzione, sospensioni bracci, ammortizzatori, snodi assiali, supporti, marmitte, oli di tutte le marche, batterie auto, lampadine e tanto altro. CRS Ricambi Auto lo trovi a San Giovanni La Punta, in via della Regione 332, Catania. Offerte del mese: kit frizione punto a soli 50 euro, kit tagliando Alfa Romeo 147 originale UFI a soli 35 euro. CRS Ricambi Auto lo trovi a San Giovanni La Punta, in via della Regione 332. Universal.
spirito classico o sportivo. Da oggi la strada va domata. Qualunque sia la tua essenza, c'è Car Company Multibrand. Scegli subito la tua nuova auto. Bella, sicura, affidabile, potente. Vetture multimarca, vetture nuove a chilometro zero, aziendali. In più, Car Company Multibrand ti offre servizi di assicurazione, noleggio e furto a valore fino a 72 mesi e finanziamenti a tasso zero. Car Company Multibrand, via Don Luigi Sturzo 244, Giarre. Car Company Multibrand, adesso puoi. Universal. A Mascali, la via Umberto si colora di festa. Dal 28 novembre al 6 gennaio 2016, tutti i weekend, Universal TV vi invita a La Via del Natale. Luci, colori, musiche e sapori del Natale, con degustazione tipica siciliana. Ti aspettiamo presso Atelier Capriccio Alta Moda, l'abito perfetto per gli sposi e cerimonie. Moda Italia, l'abbigliamento più glamour con i marchi più alla moda. G-Store, mille idee regalo per te e la tua casa. Universal TV colora le tue feste con La Via del Natale. Tutti weekend dal 28 novembre al 6 gennaio 2016 a Mascali in via Umberto. Merry Universal Christmas. Universal. Guardalo lui, tutto intero. Già, e col pelo lucido. Per forza, va sempre da Vanity Pet. La vanità è il nostro forte. Vanity Pet, il centro per gli amici a quattro zampe. Toelettatura, bagno, tosatura, stripping e taglio a forbice. Prodotti per animali, parafarmaci, mangimi. Vanity Pet è anche vendita animali esotici, canarini, cocorite. Accessori per cani e per gatti con guinzagli anche personalizzati. Vanity Pet, Corso Messina 11, Giarre. Cercaci su Facebook. Universal. Autosport. Universal. Universal TV. Sali a bordo. Radio Universal FM.it. Clicca Universal TV. Guardala. La vedi. L'ascolti. E rieccoci qui, ritornati, sono le 21.52, ritorniamo quindi dalla regia con Barbara Catania per capire un po' quelli che sono stati i vostri messaggi da inoltrare ai nostri ospiti Di Mauro, Ardita e Campanella, quindi Barbara. Eccomi Francesco, pronta a leggere i messaggi. Un saluto al gladiatore Salvatore Campanella, compagno di mille avventure. Un abbraccio Peppe Zagami. Saluti a tutti, ogni settimana mi diverto a vedere i pronostici del venerdì sul giornale La Sicilia. Questa volta tocca a Palazzolo Pietro, che ha pronosticato Mascalucia-Adrano 1x. Bene, l'1-2 per noi. Continuate a credere che siamo morti calcisticamente, che pian piano risaliremo. Da segnalare che siamo nelle ultime posizioni oltre 80 tifosi traditi. Campanella nazionale, by Randis. Avete sentito cosa è successo dopo la partita del Troina con la Cireale? Cosa ne pensate? Di Mauro, cosa ne pensa della Ciliara in questo momento? Come vede la sfida di domenica contro il Rocca di Caprileone? Che ne dite della sconfitta della Leonzio? Un crollo fisico o un crollo mentale? Forse la Sampio è stata nettamente più forte nel triangolo di gioco? Che movimenti ci sono nel calciomercato per la sicula Leonzio? L'idea di Cocimano d'Agosta? Un augurio per Paolo Alderisi. Evviva il mercato dicembrino! Squadre che promettono soldi ed altro, ma vedremo. Un caloroso abbraccio a Salvo Campanella, al giovanissimo ma preparatissimo Peppe Ardita, entrambi filiaturi, e al fortissimo Gaetano Di Mauro, da Cosimo Montalto e Roberto Balsamo. Domanda per mister Ardita: quanto pensa possa influire il ruolo dell'allenatore nella crescita calcistica di un ragazzo? Grazie mille e complimenti per la trasmissione, Dario da Santa Caterina. E poi abbiamo un messaggio, ci hanno inviato una foto, se la regia un attimo mi assiste. Un saluto a Salvo Campanella per Pennacchia, sei il numero uno. Per Gaetano Di Mauro, un mister con grande professionalità ed una squadra con Re Giorgio, Tachi è sempre vivo. La squadra potrà ottenere dei risultati positivi, magari salvandosi anche dai play-out. Poi abbiamo un tifoso atletista che ci chiede il regolamento per salire in Serie D. Che speranze ha l'Atletico? E infine un messaggio per Campanella. Campanella, sei bellissimo. Bene Francesco, con questo io ti rilancio la linea.
Grazie Barbara. Allora, ci sono spunti importanti sul prossimo turno, sul 14° dei campionati di eccellenza e promozione, sulle considerazioni anche a tutto campo che poi ci piacciono, quelle manageriali, quelle tecniche per mister Ardita. Partiamo da Gaetano Di Mauro, che ha l'esperienza per poter parlare di Adrano, squadra nella quale ha militato, ricordiamo. Come ben saprai Gaetano, l'Adrano è gestita da tifosi e da dirigenti nello stesso tempo, perché sono dei ragazzi che hanno il cuore, hanno l'Adrano nel cuore. Chiaramente si fa quel che si può, ma ieri il colpaccio lo hanno fatto loro a Mascalucia, contro il Mascalucia di mister Gaetano Bellia, 2-1. Loro sono tutte persone di Adrano che conosco bene, erano tifosi miei quando militavo lì in Serie D. Bello, è bello perché è una bella favola, perché sono quasi tutti di Adrano e in queste categorie questo è importante. Hanno un bel gruppo, cercheranno di salvarsi con le minime spese, stanno facendo bene. Ecco, quindi possiamo parlare quindi di un Adrano che chiaramente a questo punto cerca anche di alzare il livello del proprio obiettivo, attualmente chiaramente la salvezza, però con questa vittoria sale a quota 12 punti e eviterebbe proprio i play-out, quindi già sarebbe un successone per la squadra che aveva iniziato praticamente possiamo dire quasi a livello tragico. Mentre qui ci vediamo una foto stupenda, un pezzo di repertorio, perché non credo possa essere di oggi, perché qui c'è Salvo Campanella, ma praticamente Campanella di Michi Macca, perché praticamente non manca nessuno. È stata la settimana scorsa, abbiamo fatto questa mangiata e ci sono tutti. Ci sono tutti, davvero. Il grande Santo Palma. Tutto il calcio dilettantistico, sì, lì, in questa foto, in questo ritratto. Arena, hanno fatto una rimpatriata, diciamo. Ma è una rimpatriata dove chi può venire si può aggregare, oppure una cernita stretta? Abbiamo una chat dove organizziamo, vabbè, e ci divertiamo, ci prendiamo chiaramente, sì, scherziamo, è giusto così. E Gaetano, domande anche sulla Cireale, poi sulla Sicolo Leonzo e sull'Atletico Catania, però misceliamole bene perché le domande sì erano rivolte a Gaetano ma anche agli ospiti. Parliamo dell'Atletico, vabbè, chiaramente il tifoso è tifoso e quindi lavora anche non dico di fantasia, però è chiaro che attualmente tre punti non possono essere importanti per la Serie D. Però l'Atletico può progettare di nuovo per ritornare grande? Il progetto è importante, hanno preso vari giocatori, hanno preso un mister che per questa categoria è un lusso e hanno un progetto importante. Io penso che per vincere questo campionato non penso perché numericamente, matematicamente penso sia impossibile. Ci sono attualmente 51 punti a disposizione. Ma è impossibile. Non si possono fare Campanella. Dispiace per i tifosi atletisti che stimo molto, però è una cosa impossibile. Possono evitare i playout? Sì, questo sì, quello lo faranno. La rosa attuale quello lo faranno. Servirebbe attualmente 12 punti, sono 4 partite solamente. Ma anche perché vedendo l'Orlandina e il Calcio Messina e il Modica. Però la domanda era: possono evitare i playout? Possono evitare secondo me le eviteranno con la squadra che hanno fatto. Con il progetto che c'è in corso eviteranno i play-out, sarebbe la vittoria di un campionato per come è partita quest'anno, e poi magari progettare per l'anno prossimo. Esattamente. Salvo Campanella, al di là delle considerazioni di natura estetica che chiaramente piovono sul tuo conto, i tanti amici che ti hanno cercato, Zagami e poi tutto il club, questo mercato dicembrino, il tifoso, o meglio lo sportivo, ha detto viva il mercato dicembrino, ma in realtà è proprio vero che il mercato dicembrino è amato o no dai calciatori? Perché c'è un magone, no, quando si arriva a novembre che arrivano tante telefonate. Ecco, quante telefonate arrivano? Ma dipende da quello che hai fatto nei mesi precedenti. Si è fatto bene o si è fatto male? Ovviamente ai giocatori dove danno di più fa molto piacere. E la domanda è la seguente: ma va sempre il giocatore dove ci sono più soldi, o spesso e volentieri si può anche resistere al corteggiamento per perdita? Ci sono giocatori che hanno legami importanti con i posti, ma sono veramente pochi perché poi fondamentalmente la questione economica diventa determinante, molto importante. Anche quindi, perché purtroppo per fortuna ancora c'è chi ne fa un lavoro, e quindi dove ha la possibilità di guadagnare di più va, e quindi è giusto, insomma. No, giusto non lo so se è giusto, sto dicendo com'è dal lavoro, magari questo sto dicendo com'è. Sì, la maggior parte delle volte è così, non è per me. Io tipo nell'arco della mia carriera ho cambiato squadra 2 volte solamente a dicembre, questa è un'altra volta, cioè a Siracusa. Sarebbe bello però sapere anche Gaetano dove va tra pochi giorni. Non lo so, ci sono 11 giorni per il tuo futuro. No
Io negli ultimi anni mi sto divertendo, diciamo, perché il calcio era diverso quanto lo facevo per lavoro. Ora magari per me è più che altro un divertimento. Se viene più qualcosa di concreto dove io magari posso divertirmi e cercare di tirare questi ultimi calci al pallone, bene, se no mi dedico al mio lavoro e basta. Ma non si può parlare più di progetto, ma si vive di presente. Sì, perché ormai il calcio di oggi è diverso da quello precedente, non ci sono più le cifre di una volta e magari forse non ci sono anche i presidenti e le società di una volta. I presidenti di una volta magari vivevano più col cuore e ci facevano molti investimenti. Oggi trovare il presidente, chi lo fa, devo dire che è pazzo veramente, perché poi alla fine fondamentalmente i comuni una volta gli davano qualcosa quasi a tre zeri, o anche c'erano contributi importanti, non ci sono neanche per il comune stesso i soldi, quindi insomma non possiamo chiedere di più. Domanda formativa: l'allenatore cosa può insegnare ai giovani? Probabilmente qualche ragazzino della Team Sport Millennium che ti ha chiesto. No, vabbè, indubbiamente, dato che qui stiamo parlando anche di grandi, c'è il grossissimo problema juniores, no? Sempre nelle prime squadre, parlavamo con Salvo prima. E c'è il fatto che molto spesso questi giovani arrivano che non hanno idea nelle prime squadre, fanno tantissima fatica ad ambientarsi, e questo dipende un po' anche da noi, no? Da chi li forma prima. È un peso, sostanzialmente, lo possiamo dire. A volte diventa un peso, a volte bisogna riempire tre caselle. Sì, dice dove lo metto, dove li metto, dove possono fare meno danno possibile. E molti sono stravolti da centrocampista centrale, si trovano a fare i terzini. Infatti diventano tutti esterni bassi. Però fondamentalmente, perché abbiamo pochi under di qualità a Catania, o meglio, perché se ci sono non li valorizziamo. Io ho fatto un discorso un po' di tempo fa sul fatto che a Catania c'è un problema anche un po' di mentalità, che diceva anche Salvo, che è il fatto dell'applicazione che manca. Cioè quando hai un figlio che fa 5 palleggi hai un fenomeno, e quindi non c'è sacrificio, non c'è abnegazione, non c'è nulla. E quindi infatti i giocatori fortissimi che avevamo, Gaetano è un prodotto catanese della città, no? È uno che è cresciuto, ne parlavamo prima, che giocava con la Saracinesca. Però possiamo dire strada. Che poi a un certo punto abbia giocato più fuori che sì, Sicilia. No, però dico la sua crescita l'hai sviluppata, no, diciamo l'hai sviluppata, sì, però dico la sua crescita è buona. Io sono metà cresciuto qui e allora io fondamentalmente dico che magari oggi il prodotto, il ragazzo è fatto in casa, cioè nel senso educato e così va. Invece ai miei tempi io crescevo per strada, io con tre amici c'era, dicevo scherzando, una Saracinesca, mi mettevo a calciare lì. Meno scuole calcio, più parrocchia, più oratori. No, non è più parrocchia, più oratori, è il fatto che le scuole calcio sono importantissime, sono fondamentali, però è la mentalità di chi ci va, del genitore che porta il bambino, il sacrificio del futuro. Il calcio è sacrificio, che deve essere scritto subito, perché sì, altrimenti perché il bambino invece il calcio è sacrificio delle grandi tutti affiliazioni giorni sportive, sì, che poi il calcio drogano un po' il calcio. Invece che qui lo porto qui perché penso che mi promettono che lo mandano all'Inter, al Milan. Invece io avevo l'anno scorso 5-6 fenomeni nei giovanissimi nazionali. Io credo che faranno i giocatori tra la Lega Pro e la Serie A 5-6. Mi auguro che vada così, però quella è l'età magari dove poi o diventi veramente così o magari ti vai a perdere. Sì, giovanissimi. Però sono quello infatti dipende sempre anche dal tipo di personalità che c'è il ragazzo e il padre se lo permette di fare. Io sono dell'idea che il padre deve lasciare libero il ragazzo di decidere e fare. Mio padre lo ha fatto, o cioè l'ho obbligato a farlo, perché se si permetteva di dire una cosa, io a 15 anni gli ho detto: se tu ti azzardi a dire una cosa mi puoi dare un consiglio, ma la scelta è mia, se no prendo le scarpette e non gioco. 15 anni, proprio l'età quella importante, quella decisiva per la carriera, cioè se sviluppare una carriera o invece guadagnare 4 soldi. Mio padre è uno che si è visto però tutte le mie partite, non ha mai detto una parola, non ho visto mai vantare mio padre fino a oggi. Mio padre, mio figlio così, mio figlio invece oggi mio figlio è un fenomeno. Se non te lo fanno giocare perché l'allenatore è un cretino, e questo chiaramente è un po' quello che è succede. È il limite della mentalità siciliana, esattamente, diciamo. Purtroppo, vabbè, ma comunque questo è il calcio di oggi. Cambiamo argomento, andiamo in promozione, dove si sono giocate 6 partite, perché una è stata assegnata a tavolino a San Gregorio con la vittoria del Città di Catania, che non si è nemmeno dovuto cambiare, di fatti ha vinto 3-0 a tavolino con questi risultati: a Cissant'Antonio Belvedere 0-1, e con Salvo Campanella che ci può testimoniare quella che è stata una debacle, la credo seconda sconfitta interna consecutiva, che fa male davvero
per la panchina di Lucio Tosso. L'Atletico Pedara batte il Pachino 3-0 e ritorna al gol Luca Bracciolano, il suo primo gol, il suo primo centro stagionale in rovesciata, peraltro gol anche di Dario Suriano, quindi sicuramente supportati poi anche da Massimo Sottile, gol molto importanti. La grafica si sbaglia su Biancavilla Belpasso, in realtà è 4-0 per la squadra di Nicola Basile. Masca Lucia Drano 1-2, poi New Pozzallo Real Città di Paternò 0-2, il Città di Catania vince a tavolino 3-0, il Tre Cassagni di Luca Di Gregorio batte Relace 1-0, la rete di Simone Abate con il contributo tra l'altro di Alessio Ventura passato dal San Gregorio. Abbiamo due immagini, due partite da vedere. Partiamo dal main event della 13ª di campionato, Biancavilla Belpasso 4-0, grande equilibrio per 45 minuti. Poi il gol dell'ex Alessandro Landis al 62esimo minuto, un gol su un buon traversone di Farinato dalla sinistra, il gol che praticamente cambia l'inerzia al match. Poi praticamente negli ultimi 10 minuti abbiamo visto una partita totalmente diversa rispetto agli altri 70 minuti, ma vediamo la sintesi. Nelle big match dell'Orazio Raiti, 4-0 inferto dalla capolista Biancavilla ai danni del Belpasso, punteggio pesante maturato per lo più nei 10 minuti finali. Un grande equilibrio regna i primi 45 di gioco, con una buona opportunità per parte, l'occasionissima sul colpo di testa di Alessandro Randis e la straordinaria parata di Umberto Cirmigliaro e il colpo di testa di Lorenzo Bonaccorsi sul traversone dalla sinistra di Roberto Balsamo. La partita cambia in maniera sensibile al 62esimo minuto con la rete di Alessandro Randis, proprio l'ex di turno capocannoniere del torneo, lesto in acrobazia a deviare in rete l'ottimo cross dalla sinistra di Farinato. L'equilibrio della prima ora di gioco svanisce in una bolla di sapone e viene spezzato definitivamente dall'Eurogol di Carmelo Bruno, una prodezza, una perla balistica da rivedere in tutte le salse, il gol che a 10 minuti dal termine mette la parola fine all'incontro. Nel finale le reti di Licandri e Marrone rendono pesante il risultato finale, un 4-0 che permette alla Biancavilla di guidare la classifica con ben 4 lunghezze di vantaggio sul Belpasso e 8 sulle inseguitrici Real Avola e Belvedere Città Giardino, appaiate entrambe al terzo posto. Una fuga importante a 2 giornate dalla conclusione di un girone d'andata che ha già forse sancito i suoi verdetti ufficiosi. Cioè noi ancora c'è tutto il girone di ritorno, ancora 2 gare del girone d'andata, non molliamo certamente nel campionato, anche perché la squadra c'è, cioè, viva, viene da 7 risultati utili, assolutamente no. Il Biancavilla è una squadra che prepotentemente vuole vincere, ancora è sul mercato, forse su qualche giocatore del Belpasso. Fino a ieri alcuni ragazzi lamentavano che sono stati contattati, però ripeto, il calcio è questo. Ci sta. Quanto può far male anche vedere Randis che segna proprio il vantaggio, Vienisi in campo, ecco, anche questa può essere un segnale di questa partita. No vabbè, Vienisi diciamo è andato via prima iniziasse diciamo proprio all'inizio della stagione, prima che si chiudesse la prima fase, sempre un gran giocatore. Ale Randis è calcio, è giusto, ci sta, era uno dei nostri, con noi aveva fatto bene, sta continuando a fare bene. Noi abbiamo sostituito con Lino Signorelli, che è un altro gran giocatore, sono certo che ci darà una grossa mano. Il Belpasso è su 2 fronti, cioè, siamo ai quarti di coppa, siamo in campionato, siamo lì, ce la stiamo giocando, siamo una squadra abbastanza giovane, speriamo che non ci deprimiamo tanto questa sconfitta così come ci siamo esaltati. Che sembra senza attenuanti. Poi in realtà Di Maria parla di prepotenza del Biancavilla, mister Ardita, una polemica che nello stile di Di Maria, che conosciamo bene, accennata, non è stata poi sfogata molto. Che partita è stata? E poi se Randis è stato il crack definitivo che probabilmente mette la ciliegina sulla torta su una squadra che in questo momento io credo che abbia forse il miglior parco del campionato. E poi chiederemo conferma anche a Campanella, che vive domenica dopo domenica. Io credo che a livello di organico non ci siano paragoni, secondo me, con le altre squadre. Con Randis sicuramente si sono completati davanti, avevano giocatori importanti anche prima, onestamente, però sicuramente Randis in un'annata, a parte che è più giovane, e poi in un'annata particolarmente importante, ha già fatto 9 gol, mi pare questo sia il decimo, mi pare, no? Sì. Poi c'hanno un under molto bravo, che è questo Farinato 96, che io avevo visto da quando era ragazzino, e questo è uno di quelli che io mi domando come mai, che è molto bravo. E poi in mezzo al campo c'hanno Peppe Viglianisi dietro. Giocatore mancato, perché a mio avviso Giuseppe Viglianisi avrebbe potuto giocare in palcoscenici più importanti della promozione. Assolutamente.
assolutamente sì, fare almeno ma è ancora giovane Peppe, mi pare che 89 ancora, quindi voglio dire il tempo c'è. Salvo lo conosce bene perché sì, ha giocato con lui nello Sporting Tre Castagni. Sta giocando lui, non gioca Leanza, che l'ho avuto io nel 95, che per me, per questa categoria, non questa, anche l'eccellenza è un lusso, perché però come tutti i ragazzi legati al paese di Bronte, l'ho avuto, l'hanno avuto, era con me ad Adrano, quindi se lo sono portati a Biancavillo, non gioca, un motivo vuol dire che Viglianisi sarà meglio di lui evidentemente. Poi tra l'altro Isaia è un giocatore dell'Adrano, era un giocatore dell'Adrano, è passato a Biancavilla. Biancavilla che ha svincolato Giuseppe Carbonaro, impredicato di passare ad una squadra che probabilmente si era parlato di Atletico Pedaro, ma poi alla fine è andato Bracciolano, quindi crediamo che non vada Giuseppe Carbonaro all'Atletico Pedara, e Cosimo Montalto è stato svincolato pure, e quindi di conseguenza il mercato in avanti è cambiato molto per il Biancavilla, che comunque adesso a Randis e soprattutto Salvo Camparella ha un Licandri che non si sta fermando più, un giocatore che attualmente ha preso sicuramente il peso dell'attacco e sta facendo benissimo. Ma diciamo che nelle partite precedenti la vera differenza l'ha fatta Angelo Licandri, perché io ho visto l'immagine di Avola Biancavilla costo costo, si è andato a centrocampo, ha fatto una progressione impressionante, mi fa piacere per Angelo perché è un gran bravo ragazzo e sta facendo bene. Ora di certo il Biancavilla, prendendo Randis che è il capocannoniere del girone, penso molto probabilmente vincerà il campionato. E proprio lì facciamo una constatazione: il Belpasso ha spremuto, si è spremuto, probabilmente si è concesso troppo psicologicamente a questo match e ha finito le cartucce, o è semplicemente sono semplicemente 20 minuti giocati male dalla squadra di Di Maria che tolto il punteggio comunque perde una partita importante? Ma il Belpasso una grande squadra, a volte capita dei blackout mentali, può capitare quei 20 minuti, quella mezz'ora dove perdi la testa, e l'altra squadra è molto concentrata, vedi il Biancavilla e capita, però non credo che il Belpasso molli così facilmente, anche perché dispone di, secondo me, dei migliori juniores della categoria. E di un Lino Signorelli in più. E di un Lino Signorelli, che è un signor giocatore. Secondo me prenderanno anche un attaccante. Ecco, l'unica cosa necessita di una vera prima punta. Sì, Signorelli. Perché lì in avanti, allora Zoledi c'era dal primo minuto, chiaramente, Buonaccorsi, che è un classe 95, poi c'era sulla destra Barberi, sulla sinistra Palazzolo, cioè tutti giocatori di fantasia, ma non dei veri cannonieri, non delle boe d'aria, insomma. Hanno preso un Lino Signorelli che secondo me per la promozione è uno degli attaccanti più forti, però da davanti sono leggeri, diciamo. Secondo me devono prendere una prima punta per essere e giocarsela fino alla fine, anche se penso che il Biancavilla farà il vuoto, perché a livello organizzativo, a livello di squadra, a livello societario sono proprio... Noi, Gaetano, abbiamo tracciato un focus in queste ore parlando proprio su Bipress. In questo momento il Biancavilla probabilmente respira aria di eccellenza, cioè sente proprio la facilità di questo campionato e probabilmente anche di quell'aurea di vittoria che ritornerebbe a Biancavilla dopo tanti anni, no? Sì, secondo me faranno bene, vinceranno quest'anno la promozione e faranno bene anche in, secondo me, in eccellenza partiranno anche per vincere l'eccellenza. Sappiamo tutti che il presidente, nonché avvocato Giuseppe Furren, in questo momento sia molto generoso e stia facendo proprio il bene del Biancavilla, quindi chissà che magari ci possono essere dei progetti lauti anche in prospettiva degli anni che vengono, no? Certo, potrebbe essere una cosa, sempre una di quelle poche situazioni delle quali parlavamo prima, nel quale il presidente c'ha la voglia di investire. Sempre in un paese c'è sempre entusiasmo diverso. E mi conosco per bene, molto bene, perché all'epoca ad Adrano c'erano delle persone che erano di Biancavilla e lì la vivono ancora come si vivevano molte il calcio, quindi ben vengono queste persone. E poi tra l'altro Gaetano è diventato anche una struttura bella, quindi dove crescere. Ho giocato molti anni fa dove non si poteva neanche entrare, ora è una bella struttura. Lì l'assessore, che era uno dei miei presidenti ad Adrano, che Salva, o fanno le cose per bene o non le fanno, o non le fanno proprio, e quindi complimenti anche a tutto l'organigramma, sicuramente alle sponsorizzazioni del Biancavilla. La corsa ai playoff sta perdendo la C. Sant'Antonio, Salvo, o contate
di rientrare in un modo o nell'altro, perché attualmente se c'è un crack deludente, e non me ne voglia insomma la tua presenza, ma c'è proprio l'AC Sant'Antonio che con 17 punti è la vera delusione del campionato. Diciamo che quello che hai detto tu è la pura verità. L'AC Sant'Antonio sta andando abbastanza male. Abbiamo fatto due vittorie di seguito a Paternò e dentro casa con il Città di Catania, che a mio avviso è per me la squadra che gioca il calcio migliore in promozione in questo girone. Intanto vediamo anche la classifica e la analizziamo, perché tolto il Biancavilla, che chiaramente sta facendo un campionato al di sopra di ogni aspettativa, e il San Gregorio, che praticamente possiamo considerarla la quindicesima squadra nonché retrocessa, c'è una bagarre per chi scende. Diceva mister Ardita poc'anzi, mentre non eravamo collegati, che l'Atletico Pedara si tirerà fuori. Assolutamente sì. E allora questa corsa alla permanenza per chi è? Perché attualmente l'Adrano è in ascesa, il Real Città di Paternò ha ceduto Bracciolano ma ha vinto paradossalmente, il Pachino in casa vince, non è che il Real Ace attualmente senza guida tecnica insomma viva un momento sfavillante, particolarmente facile, ha perso anche 1-0 a Tre Castagni, no? Ah, ma Tre Castagni hanno perso quasi tutti, devo dire. Cioè, la Carlina è un campo. Devo dire che quest'anno sono andato a vedere un po' di partite. Hanno perso praticamente tutti, perché il Real Ave l'ha perso. Loro hanno perso, la C. Sant'Antonio ha perso. Quindi devo dirti che il Trecastagni in casa è una squadra. Stanno facendo veramente un ottimo lavoro a Trecastagni. Hanno tesserato tra l'altro Alessio Ventura, sì, e hanno migliorato l'attacco. Sì, hanno migliorato l'attacco. Una squadra tra l'altro di categoria, cioè una squadra di gente che giocano proprio tutti insieme. Devo dire, mi hanno fatto un'ottima impressione. Ottima. Abbiamo da vedere le immagini della partita tra Città di Mascalucia e Adrano. 1-2, successo esterno molto molto importante per la squadra allenata da Giovanni Lamela, che quindi buca una partita importante in senso positivo, perché l'Adrano si tira fuori per la prima volta dai playout in questo campionato, anche un po' anomalo se permettete, dove le regole si fanno strada facendo, dove la quindicesima retrocede, soltanto due fanno i playout, e sappiate che anche chi perde può poi avere un'ulteriore chance. Comunque vediamo il servizio. L'Adrano è più propositivo nei primi minuti di gara, Virgillito conclude a sorpresa con il destro, Spina respinge sul primo palo, poi la difesa della Città di Mascalucia, oggi in maglia rossa-azzurra, spazza una tegola per i padroni di casa, si fa male Peppe Condorelli dopo 18 minuti, Tano Bellia è costretto a revisionare l'assetto tattico, in campo va Patrick Villa. Il primo tempo non regala molte emozioni, un pericolo però è firmato dall'Adrano, che si fa preferire nel gioco sulle fasce. Pericolosissimo Spitaleri, cross da destra, colpo di testa da parte di Virgillito, il pallone sfiora il palo alla sinistra di Spina, pericolo scampato per il Città di Mascalucia, che però entra in campo con un piglio diverso nella ripresa. Al sesto minuto Scuto si invola palla al piede sul passaggio di Marco Catania, arriva nella tre quarti al limite dell'area di rigore, scaglia un destro che batte Mazzeo ed è 1-0, primo gol in campionato per il neoattaccante del Città di Mascalucia, alla sua seconda presenza dopo che aveva indossato questa stessa maglia alcuni anni fa in prima categoria. 1-0 per il Città di Mascalucia, e sulle ali dell'entusiasmo il Città di Mascalucia sfiora il raddoppio al 17esimo, l'occasione che potrebbe cambiare la partita. Ancora Scuto che ispira, Tosto che temporeggia troppo al momento del tiro, e allora l'Adrano, scampato il pericolo, si getta in avanti su un corner, un pericolo è targato ancora una volta Virgillito, che coglie il palo esterno con un tiro di destro abbastanza velenoso. Trascorrono 3 minuti e arriva il pareggio, lancio dalle retrovie, difesa della Città di Mascalucia scavalcata, arriva Virgillito che con un diagonale di destro non perdona, batte Spina ed è l'1-1, ma al 28esimo l'Adrano punisce un incerto Città di Mascalucia nella fase difensiva, Spitaleri fa quello che vuole sugli sviluppi di un calcio d'angolo sulla sinistra, il cross in area di rigore, Saccullo fa la torre, il colpo di testa di Deriaca è sin troppo facile da spingere in rete, al 28esimo l'Adrano passa in vantaggio per 2-1. Abbiamo potuto apprezzare il 2-1, rispondiamo a Gaetano Di Mauro, in realtà Farò se è andato all'Atletico Catania, poi comunque aveva iniziato con l'Adrano, ma poi di fatti al pari di Concialdi, Dumiolo sempre vivo e Minutola ha fatto le valigie praticamente dopo 3 giornate di campionato. Lì non c'è stata attesa a Gaetano Di Mauro, non c'è stata direi pazienza nell'aspettare la gestione Proto, che aveva fatto un solo punto e ben 3 sconfitte? Penso di sì, hanno avuto un po'...
un po' la premura di fare tutte le cose in fretta e hanno deciso di fare così, non lo so. A volte ci deve essere dentro per cercare di capire le cose, diciamo. Vediamo il prossimo turno, 14esima giornata, per capirne di più, vediamo la slide. Comunque Adrano San Gregorio, e allora alla quarta rinuncia credo che non ci siano più dubbi che il San Gregorio sarà ufficialmente declassata la 15esima squadra e quindi la prima retrocessa nel campionato. C'è il match club. E dà un grosso vantaggio al Biancavilla. Dà un grosso vantaggio al Biancavilla, che evidentemente da 31 passa a 30, perché è ma il bel passo da 27 va a 24. Appunto. E quindi arrivederci e grazie, io penso che lì il campionato è davvero concluso dopo solo dopo solo il girone d'andata. Bel passo Real Avola al San Gaetano sabato, sabato 13 dicembre, poi Belvedere Città di Mascalucia, partita interessante, Città di Catania New Pozzallo, Pachino Sporting Trecastagni, Real Aci Biancavilla, Real Città di Paternò Atletico Pedara, con questo duello particolarmente importante per la lotta a salvezza. Riposa la C Sant'Antonio. Campanella, tu riposerai 7 giorni come tutta la squadra, al rientro l'ultima di dicembre aspetti ancora i ritorni al 2016 oppure affretti? Ma questo devo parlare con il mio fisioterapista, che è Giuseppe Vaccaro. Giuseppe Vaccaro, quale saluto. Assolutamente sì, tra l'altro fisioterapista anche della Catania, della Catanese, sì, Beach Soccer, sì, nella sì, quale sì, tu sì, poi in estate è un po' il fisioterapista di tutti attualmente di promozione eccellenza. E no, devo parlare con lui anche perché su queste cose si deve andare con i tempi che ci vogliono. Ricordiamo la lesione al menisco, quindi sempre un mesetto, quindi ormai per l'ultima partita rinuncio e poi avevo ancora tanti altri giorni per recuperare. Perché la C Sant'Antonio in questo momento, secondo te, qual è il male oscuro di questa squadra? Giocatori, lo commentavamo prima, no? Giuseppe D'Antone ha vinto il campionato, Davide Ardizzone ha vinto il campionato, Raffaele Cimicelli ha vinto il campionato, Campanella ha vinto il campionato, si è pescato forse male nel serbatoio giovani, il miscuglio non è riuscito, cioè che cosa non è andato o che cosa non sta andando? E poi lo commentiamo all'Ardita, che forse magari la vede un po' più distaccata la cosa. Guarda, è difficile da spiegare perché io ho fatto 2 partite quest'anno e poi altre tutte le ho viste dalla tribuna ed è inspiegabile, non ce lo spieghiamo neanche noi, è strano veramente. Questa squadra fa grandi primi tempi, poi il secondo tempo a livello però non fisico ma mentale. Però avete pagato anche in maniera eccessiva, secondo me, i cartellini rossi, ci sono stati davvero tantissime espulsioni che non si possono commentare in senso positivo, perché avete pagato in alcune partite quasi 2 rossi, mi sembra. Sì. Cioè, quando le cose ovviamente non vanno bene, poi subentra il nervosismo. Vedi domenica l'espulsione di Sant'Anna, che a mio parere è stato uno dei migliori in campo. Però quando la mentalità ragazzi forse che non hanno ancora acquisito la mentalità vincente, probabilmente. Ma parliamo dei juniores, non me ne vogliono i miei compagni di squadra, però è una cosa brutta da dire, però vengono da società che magari non hanno insegnato loro come si fa a stare. Non hanno fatto forse la palestra. Questi sono campionati pressanti, mister Ardita, dove il risultato è la logica più importante, è la cosa proprio immediata. Mm-hmm. Non che negli altri campionati non contino, però forse questi giovani vengono soffocati dal risultato. Credo di sì, perché poi nel settore giovanile si ragiona in modo diverso, cioè il risultato è importante, però si lavora magari su una crescita diversa. Invece quando si arriva coi grandi bisogna fare risultati, anche perché, come ricordavo prima, per qualcuno è un lavoro, e quindi le sconfitte e le vittorie rappresentano il fatto degli stipendi, il fatto della riconferma, il fatto sono una serie di cose, e quindi i giovani si vedono anche investiti da tutte queste dinamiche qua. Direi assolutamente ne hai ben d'onde. Tra poco ritorniamo dai messaggi, lo facciamo subito, quindi per un rush finale completo, poi tocchiamo l'argomento appunto del quarto campionato nazionale, cioè la Serie D. Ritorniamo da Barbara Catania. Eccomi Francesco. Allora, signor Campanella, un pronostico finale. Chi vede favorite per la vittoria finale delle eccellenze di Serie B? Ivan, un tifoso della C Sant'Antonio, vorrebbe sapere quando torna Campanella, visto che è già finito il girone di andata. Una sconfitta per la Sicula Leonzio ci può anche stare.
Fino adesso abbiamo fatto un campionato brillante, parlando di calciomercato, sicura Leonzio deve urgentemente cercare un attaccante di peso. Per il resto in difesa e a centrocampo siamo ben messi. Forza sicura Leonzio, da Giuseppe D'Alentini. Di Mauro, sei il gatto nero della Cireale. Da Carmelo. La regia un attimo se mi assiste, abbiamo intanto una prima foto dove un saluto dai ragazzi a Salvo Campanella. Lo stesso mittente invia un'altra foto e dice: cosa ne pensate di questo grande acquisto del Palazzolo? Mazzullo Palma si farà? Molto importante. Massimo, di cosa Nobile state parlando? Qualcosa. Comunque ritorniamo da Barbara. Di cosa state parlando? Prima di Bellinvia, il Rocco ha preso 3 gol da Milazzo e Giarre e 2 gol da Troina e Rosolini. Campanella, sei un leader indiscusso, riprenditi presto, da Maurizio Zingale. Ardita, ti vogliamo in panchina, una grande panchina, da Balsamo, Suriano e Montalto. Saluti a Salvo Campanella e Ardita, da Cirino Russo. Detto. Mirko, un tifoso della Sci Sant'Antonio, chiede a Salvo Campanella se poteva svuotare il rebus del capitano. Chi è il vero capitano dell'Aci Sant'Antonio? Un saluto speciale a mio fratello Gaetano Di Mauro, da Maurizio Bonfatto. Campanella, ma è vero che seguirai Mazzullo a Sorrento? Sei un grande, anche se può un sorpeso. Bene, Francesco, io per il momento ti ricedo la linea. Ti ringrazio, Barbara, con qualche battuta di spirito forse da parte dei nostri tifosi e amici da casa. Ci sono tante considerazioni. A Gaetano Di Mauro, partiamo da chi è la Nobile accreditata. Sbilanciamoci, chi vince questo campione d'eccellenza? Avanti, dai. Potrei essere di parte, perché dice un grosso amico mio che è Davide Mignemi. Però in base al mercato che hanno fatto e che faranno, perché penso che prenderanno anche un'altra punta esterna, loro insieme alla Rocca di Caprileone, e io spero, non sono un gatto nero, sono un tifoso, un tifoso della Cireale, perché ci ho giocato da piccolo, va bene, ma ho tanti amici lì da Cireale, una Nobile decaduta, c'è una tifoseria importante, spero che se lo possono giocare fino alla fine anche loro. Fa un po' ridere, no, si è stato etichettato gatto nero, non so il perché, va però, bene comunque, non so il perché, hai le spalle forti per poter sopportare questa critica. Daci Sant'Antonio, chi è il vero capitano? Perché con Salvo Campanella c'è un capitano morale, c'è anche un capitano che ha la fascia di solito, no? Ma attualmente il capitano è Ivan Zingale, quindi lo sarà lui, penso, anche al mio ritorno. Questo lo decidiamo nello spogliatoio. Non è un problema? No, non è un problema completamente per me. Si parlava della difesa del Rocca di Caprileone, però l'amico ha bypassato il concetto che aveva preso 6 gol, appunto, ma non con la cura Santino Bellinvia, che appunto, forse no, la cosa che ha evidenziato di più è proprio la fase difensiva. Con lui pochi gol. No, ma infatti questo è nemmeno quelli di Giarre. No, infatti, presi da Bellinvia. Da quando è arrivato lui non so quanti gol abbiano preso, molto, ma penso pochi, davvero pochi. Sì. Parliamo di Nobile. Nobile è sicuramente un acquisto importante, anche se ad Aci Reale non aveva più dimostrato, perché non era nelle condizioni di essere titolare, forse, no? Ma nelle ultime partite non ha giocato Massimo, però non mi spiego il perché. Ora, andando al Palazzolo, è stato un grande acquisto per me, perché Massimo, per quanto mi riguarda, come difensore è uno dei più forti dell'eccellenza. E tra l'altro va a supportare il pacchetto difensivo con Ulma, con Ricca, con altri giocatori, sicuramente, ma sicuramente Nobile è stato preso per essere un titolare giallo-verde nella compagine allenata da Pippo Strano. No, ma anche perché non dimentichiamoci che a Palazzolo c'è un signor attaccante che è Luca Strano. Che veramente attualmente è il capocannoniere. Il capocannoniere, non dimentichiamolo. Prendendo Fighiera, Peppe Grasso, mi sa che rientra in gioco anche per questo. No, ma io veramente sono un estimatore del progetto del Palazzolo, quindi lo metto tra le 7 con qualche fish in più, qualche fish in meno, poi il campo lo dirà, però il Palazzolo secondo me è parimenti alle altre squadre. L'ultima cosa, Gaetano, poi chiudiamo e andiamo in D. Se è veramente importante per l'attacco bianconero questo 9 di peso, per la tifoseria chiede in maniera ossessionata? No, secondo me più che altro ha bisogno di un attaccante esterno che magari salti con facilità l'uomo, e penso che la Sicula Lions lo sa e si starà attrezzando per farlo. Uno
parlano nomi, uno tra D'Agosta e Cocimano. Secondo me, se prende uno dei due, faranno ancora di più il salto di qualità a una squadra già ben messa. Loro sono ben, già sono ben messi sia a centrocampo che in difesa, anche in avanti. Cioè Frittitta penso che come Carbonaro può fare il 9 classico benissimo, come anche all'esterno, quindi alla fine li vedo un po' più da prima punta che da esterni, quindi alla sicurezza manca più questo, manca più l'esterno, quindi bello, perché poi nel salotto dal tecnico mio punto, dal mio punto di vista ma ci può stare, poi... i tifosi chiedono magari quello numero 9, insomma, alla Vieri. Allora, Frittitta però è un attaccante molto importante, il centravanti molto importante, quindi possiamo garantire. Tu, Salvo, vuoi aggiungere qualcosa? No, io per quanto mi riguarda, poi in base al modulo che l'allenatore vuole fare, io ho visto Frittitta dopo tanti anni che ho giocato con lui a Palazzolo quando era juniores, l'ho rivisto e mi ha sbalordito in positivo, perché davvero ha anche da parte sua una accelerazione, soprattutto, sì, quello che sono, infatti, ricordiamo che è un ragazzo che ha avuto un passato anche nelle giovanili della Sampdoria, di una Sampdoria che stava volando, peraltro, perché campione d'Italia, se non vado errato, ha giocato con Mari Lungo in attacco, quindi giocatore importante anche lui. E chiudiamo, quando sono le 22:30, ancora per un quarto d'ora, non di più, sul campionato di Serie D, quarta serie, ma soprattutto bisogna fare un applauso, giù il cappello al Siracusa, alla sua tifoseria che ha assiepato il De Simone, e Gaetano Di Mauro ha anche giocato nella città di Siracusa. La cosa che fa più strano, no, Gaetano, e che fa forse più sensazione, è che proprio il Siracusa, a margine del campionato scorso, della vittoria al campionato d'eccellenza, sta vivendo anche quasi il dubbio che potesse giocarlo con gli auspici di essere quella squadra favorita o tra le favorite nel campionato d'eccellenza, perché il presidente stava anche lasciando. Ora è primo con la Cura Sottil, una sola sconfitta, sorpasso compiuto alla Cavese, grande esplosione di festa, attualmente la candidata numero uno alla vittoria del campionato. Sì, vabbè, con la squadra che ci hanno, secondo me sì, anche se la Cavese è anche una gran bella squadra e anche una gran bella piazza pure Cava dei Tirreni, però penso che Siracusa ha ritrovato i suoi tifosi, sta per ritrovare, e spero per loro, una solidità dirigenziale. È la candidata numero uno, ma i tifosi del Siracusa se lo meritano, la piazza di Siracusa è stupenda, giocare con 5-6 mila persone in quel campo diventa bellissimo, diventa una sensazione bellissima. Se ne vantavano appunto ieri 6.000, se ne contavano al De Simone nel 3-1 con le reti di Sibilli, di Longoni, di De Zai e il gol a 15 metri dalla fine di De Rosa. In realtà tutto è accaduto nel secondo tempo e questo fa capire anche la valenza della squadra, che sa aspettare, sa anche congelare il risultato, sa attaccare nel momento importante, quanto è stato pesante da collega Andrea Sottil, che ha lavorato proprio nella psiche di ogni calciatore. Io li ho visti tre volte da collega, io li ho visti tre volte e mi hanno impressionato tutte e tre le volte, e ti dico cos'è che fa la differenza. Il discorso che facevo prima, hanno degli under, perché Sibilli è un under 96, De Zai è un under 95, e De Zai è uno grande, è un giocatore lì, hanno allora se, sotto il mio punto di vista hanno uno squadrone, ma lì la differenza la fa l'allenatore. No, ma anche secondo me, guarda, ma infatti anche secondo me. L'allenatore è uno che ha fatto la Serie A, non dico con chi, perché non c'è neanche bisogno. Ha fatto Serie A con Baggio in squadra e tutto quello che sia, voglio dire, poi molto stimato in C, poteva andare in Serie B, va a Siracusa in Serie D, penso che e si vede la mano dell'allenatore. No, si vede assolutamente. Hanno uno squadrone. Poi le dichiarazioni di Sottile però riempiono ancor più e danno anche una profondità, una connotazione in più. Dice: non tutte le squadre di Serie A e di Serie B hanno questo calore. Cioè, questo fa capire che c'è anche un riempitivo nei confronti della squadra, della vedere, società. Se vai a vedere la media spettatore del Chievo-Verona ad Emboli, che fanno una media di 3-4 mila persone, certo. Poi tu vieni a Catania e trovi 15.000-20.000 persone, vai a Siracusa e trovi una media di 6-7 mila persone, quindi. Ma perché il nostro calcio di eccellenza comunque alle volte è pazzesco come riescano a colmare il gap, forse sì, perché c'è la fame. No, c'è una grande sì, in Campania è la stessa cosa. Vai a Cava, tu metti che da Cava c'erano 300-400 persone. Tu vai a Cava e trovi lo stadio sempre con 4-5 mila persone. Ci ho giocato contro, quindi so che cosa vuol dire. In realtà Mister Ardita è un campionato che si sta circoscrivendo a tre squadre, no? Perché il Siracusa ha 33 punti, ha sorpassato la Cavese a quota 32 e la Frattese.
il due torri a 27, poi la Vibonese a 26, a sua volta poi la Sarnese a 25. Però ecco, sembra che le prime tre abbiano qualcosa, sì, in più. Sì, intanto c'è da fare sicuramente una menzione al due torri, perché essere quarti in classifica in questo campionato di Serie D è una cosa, non tanta, è, roba. Tanta roba, c'è da menzionarli. Lì, la differenza, anche lì il progetto. La differenza la fa la società. Ha progettato bene, c'è un allenatore di categoria, è un gruppo solido che dura da, penso, da un paio di anni. E queste categorie la dirigenza fa, cioè la solidità dirigenziale fa la differenza. Sono dei risultati importanti in questo weekend. Praticamente le squadre siciliane hanno tutte raccolto punti, hanno tutte fatto il colpo, tranne una, il Città di Scordia, che è Naspa, tra l'altro, Albinanti 4-1 in casa contro la Versa Normanna, che travolge appunto la squadra di Natale Serafino. Salvo Campanella, il momento non è più critico, il momento è drammatico, lo possiamo dire calcisticamente parlando. Chiaramente lo Scordia è praticamente davanti solo alla Vigor Lamezia, che sembra mettere la presenza, poi poco altro. Si era parlato forse anche di una possibile riproposizione per la squadra calabra, ma non c'è traccia al momento. E quindi il Città di Scordia cosa deve fare per cambiare, per salvare quello che è un titolo al momento davvero storico, cioè il campionato di Serie D? Come dicevi tu, il momento è abbastanza drammatico, anche perché, se non ricordo male, lo Scordia ha 11 punti, perché 3 punti l'ha avuti con... No, ti sbagli, perché poi sono stati tolti. Ah, sono stati tolti, quindi sbaglio. Anche lì c'è stata una querella con la Leonfortese abbastanza grossolana, sì. Punti dati, punti tolti, poi alla fine comunque sono quelli sul campo, ecco. Ma diciamo che nel mercato lo Scordia non so dove sta... come sta operando, diciamo, ha mandato via un... Qui sono preso, mi pare, 7-8 giocatori nuovi, sì, no? Sono stati dati i giocatori, praticamente molti di quali sono andati all'Atletico Catania. Sì, però fai meno come Di Peri, Corona. È difficile rimpiazzare. Figarotta pure è andato via. Io mi sono preso 7-8 giocatori, tanti giovani tra le altre cose, questo mi ha stupito, ho visto un sacco di 96, di 95. Ma molti, però, giocatori che Gaetano sono arrivati proprio dal campionato di D, quindi tendenzialmente comunque non si vuole smantellare, si vuole ricostruire un discorso che probabilmente non vuole essere già io dato per scattato. Comunque lì c'è una persona seria, il presidente è una persona seria e vuole salvare il titolo, o perlomeno cercare di farlo. Poi servirebbero almeno due partite vinte consecutive per cercare di uscire dalla serie D, sì, perché poi alla fine l'Agropoli, che in questo momento rappresenta la squadra che attualmente è al 14° posto, cioè l'ultima soglia per i playout, dista solo 6 punti. Poi non so se mi sbaglio, poi ancora giocano a porte chiuse o hanno aperto, a volte aprono, a volte chiudono. No, adesso sono stabilmente a porte aperte, perché comunque anche lì il presidente potrebbe Gallo essere... in controtendenza alla classifica ha investito molto. Potrebbe essere un punto di forza al girone di ritorno per lo Scordia, perché diciamo che Scordia è una piazza abbastanza calda. Le altre siciliane, il Noto pareggia al Granillo di Reggio Calabria, che fa strano appunto vederla tra le 19 squadre, con la rete di Zampognese che salva un po' la prestazione della Reggio Calabria. Il Marsala travolge la Vigor Lamezia 4-0 con Rico Bono per altre rete, due gol di Gallon e un gol di Convitto. E la Leonfortese pareggia 2-2 a Vibo Valencia con le reti di Lococo e di Catanese. Altra squadra che sta facendo comunque discretamente bene nel calcio siciliano è la Leonfortese Gaetano, che comunque si ritrova in questo momento a 21 punti in una soglia di mezzo tra l'alta classifica e la bassa classifica. Possiamo dire, possiamo fare i complimenti in questo momento, perché ha 5 punti nei playoff. La squadra di Mirto, lui fa sempre delle belle squadre, poi giustamente dietro c'è una società abbastanza solida che è la Leonfortese, e poi lui per la categoria è uno dei più bravi allenatori, penso, siciliani. Ecco, l'ultima domanda allora a questo punto per questo campionato è: abbiamo 6 squadre nel campionato di Serie D, possiamo cercare di far salire il Siracusa, perché chiaramente ci crede tanto, ce l'auguriamo tutti. Questo calcio siciliano secondo te sta emergendo in barba alle difficoltà anche economiche, o invece vive una fase di stallo dove tra pregi e difetti comunque galleggia? Io devo dire che secondo me il fatto che il Siracusa sia in testa, non mi ricordo da quanto tempo era che una squadra siciliana mi diceva un campionato di Serie D, togliendo il Messina che non fa testo. Quindi invece è una cosa molto bella, credo. Era stato forse il Modica, è stato il Modica, ma quanti anni fa? 2004. Tanti anni fa, quindi è una cosa vera. Io tifo Siracusa da questo punto di vista, mi auguro che ci sia un'altra siciliana tra i professionisti, onestamente. Sarebbe veramente una gran cosa, sperando che poi tra i professionisti o tra i semi pro
qualcuno esca fuori in maniera prepotente, magari Catania. Ce lo auguriamo sempre. Anche perché auguriamo, è una categoria che non può essere accettata, no? Perché no, solo due anni fa riempiva i palcoscenici più importanti del nostro calcio. Sarà dura per il Catania, lo speriamo tutti. Il primo, io sono tifoso catanese, però sarà dura perché risalire dopo la batosta dell'anno scorso non è facile. Non è facile. Tocchiamo adesso la prima categoria per andare sino alla conclusione del nostro, della nostra tredicesima edizione. Vediamo i risultati e le classifiche di questo tabellone. Ricordiamo che la prima categoria è partita due settimane dopo, quindi siamo giunti all'undicesimo turno. Passiamo dal girone E, dove attualmente al comando della classifica c'è il Calatabiano, che ha battuto il Randazzo 2-0, la C. San Filippo ha battuto il Santavenina 3-1, la Cipatani il Milo 2-1, questo risultato anche a sorpresa perché il Milo è lì nei quartieri nobili, Francavilla Russo 1-0, Russo San Sebastiano, poi il Ciclope Bronte batte il Sant'Alessio 3-1, Real Adrano Giardina Axos 1-1 e Robur AC Catena 1-5. Due considerazioni, giusto perché magari ci sono dei profili di persone che conosci molto molto bene, Salvo, cioè il Giardini di Salvo Zagami, Daniele Bonanno, e ci sono ancora tanti altri giocatori, e poi la Cicatena di Fabrizio Belluso, che vince 5-1 in trasferta in casa della Robur, campo assolutamente non semplicissimo, e quindi complimenti anche appunto alla squadra del neotecnico Belluso. Sì, faccio in bocca al lupo a Fabrizio, visto che ha vinto, mi fa piacere. Poi per quanto riguarda il Giardini, è una squadra abbastanza forte, penso che la rosa è stata allestita per vincere il campionato e puntellata ulteriormente con Antonio Messina, certo, con Antonio Messina e Mauro Patanè, poi con Zagami, Varica, hai in rosa gente come Strauzzi, Daniele Bonanno, quindi è un passo a vuoto questo 1-1 in casa della Drama. Ma la classifica com'è di questo? La classifica ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo. Il Calatabiano comanda, secondo il Giardini, assieme credo al Ciclope Bronte, e poi successivamente fatto tutte da persone di Bronte che conoscono, sì, la maggior parte, sia l'allenatore col puntero offensivo che è Catania, no? Gianluca. Ormai Gianluca si diverte perché parliamo di classe 77, lui ormai lavora, è un intimo amico mio, abbiamo giocato tanti anni insieme, ormai si diverte a Bronte, passano il tempo, sono tutti di Bronte, compreso l'allenatore, ogni anno si divertono. Invece poteva anche allenare squadre più blasonate del ciclo per Bronte, peraltro. Sì, diciamo di sì, però lui è di Bronte, piace rimanere lì insieme agli amici. Quattro squadre quindi possono vincere questo campionato: Calatabiano, Giardini, Ciclope Bronte, e poi occhio anche ad altre squadre che si possono inserire ma attualmente non godono degli stessi favori. Parlo di Real Adrano, parlo di Milo, parlo della Robur, che poi obiettivamente ha perso in maniera anche fragorosa in casa. Quale vedi possa essere la favorita? Io, il Calatabiano ha mandato via Beccaria, che era il talento. Come ha mandato via? Ha mandato via al numero 10. Si parlava di Barbagallo e Ruggeri che si potessero scindere, ma alla fine rimangono probabilmente coppia d'attacco. Questo fatto di Beccaria fa attendere ancora di più il mio pronostico sul fatto che il Giardini vinca il campionato. Girone F con una sconfitta, quella del Carlentini, ha vinto il Megara Augusta 2-1 sulla squadra di Claudio Macca, il Caramineo ha perso in casa 2-1 con l'NB Mister Bianco, gol di Missale importante, Motta 0 Dagada 3, quindi la Sui Pippo Indelicato mantiene la leadership, Città di Grevina, Real Tremestieri 1-1, Militello Palagonia 1-1, Real Picanello, Città di Grevina, Real Tremestieri 1-1, Lineri 3-0. Cosa possiamo dire di questo girone che vede il Dagata al comando, il secondo posto, l'Atletico Militello di Boncompagni tecnico, e poi ci sono tante squadre che assaltano i playoff, lo Sporting Priolo, il Megara Augusta, il Carlentini, ed è un campionato molto combattuto e molto livellato. Salvo Campanella. Ma io vedo favorito il Dagata di Indelicato, che ha allestito una squadra per vincere, lo stanno facendo. Delusioni di questo campionato, perché si parlava che il Megara dopo il campionato scorso potesse ancora tendere a qualcosa di importante, Marco Marziano, Andrea, sì, Di Mauro. Lo so, però ripetersi a volte è difficile, il Megara è la prova. Certo, ha una gran bella squadra, e di Marziano, Di Mauro se non sbaglio c'è ancora. Però appunto ripetersi è difficile, ci sono due squadre del mister Bianchese che hanno vinto, sia i Lineri e l'NB, hanno vinto appunto l'una 3-0, l'altra 2-1. Girone G,
per chiudere poi la cernita di questo campionato in prima categoria, con una squadra che ha praticamente messo, secondo me, una pietra miliare su questo campionato, dello Sporting Gobea di Costanzo, che sarà 8 punti, salvo? Sì, sì, no. E credo che ci sia poco, sì, da aggiungere, aggiunge altri 3 punti al campionato. Floridia, tra l'altro, riposava, quindi Modicanese pro Ragusa 1-1, per Scicli Frigentini 1-4, la vittoria del Calcio Vittoria sulla Primavera Catese, poi Scicli Canicattini 1-1 e Leubea che batte la Rinascita Nitina 1-0, il gol di Daniel San Martino. Tu, Gaetano, ascolti un po' questo campionato? No, conosco l'allenatore che ho giocato con me a Lentini, Samuele Costanzo. Samuele Costanzo è un bravo ragazzo e magari già si vedeva, gli piaceva allenare, c'aveva belle idee e sta facendo bene. Poi lì conosco anche qualcuno a livello dirigenziale, una bella società. Ecco, ma la domanda, allora, la mia, alle 22.45 te la faccio adesso. Gaetano Di Mauro, allenatore? Ma magari l'anno prossimo ci penso, vediamo. In atto magari potrebbero esserci, sì, proprio i, no, corsi? Sì, sì, i corsi penso faranno un corso a marzo, vediamo, possibilmente se mi va lo faccio. C'è la plomb dell'allenatore, sì. Mister Di Mauro, quindi cominciamo a correggere il tiro dopo le tantissime esperienze. Sicuramente possiamo passare a un titolo importante, quello di allenatore. Mister Ardita, breve traccia anche sulla tua esperienza da meno di un mese a questa parte al timone della Team Sport Millennium, che fa i provinciali giovanissimi. No, fanno gli sperimentali, facciamo gli sperimentali, sì. No. Sono inceppato proprio là. No, sono molto contento. Onestamente, dopo l'esperienza al Catania volevo stare fermo. Poi, siccome Pierpaolo Alderisi è un amico e la società del presidente Forana è una società veramente seria, mi sono sentito di ricominciare.